personale, vi ringrazio di essere qui. Io sono il chair della giornata, quindi inchiodato sul palco sostanzialmente, vi introdurrò di volta in volta le persone che si avvicenderanno. Iniziamo subito con il presidente del NAUG, Vincenzo Russo, che vi darà il saluto ufficiale e vi aprirà i lavori di questa giornata. Benvenuti a tutti, è un piacere vedervi così numerosi. E che dirvi ragazzi, questa è la nostra festa, è una festa per noi da anni. Tenete conto che questa associazione è nata probabilmente intorno al 2000, si è costituita qualche anno dopo formalmente come associazione, ma le prime testimonianze di noi risalgono al 99, certificate che abbiamo trovato. E sono tanti anni che portiamo avanti questo evento. Ieri riflettevo sul fatto che per portare avanti un'associazione del genere, fare eventi del genere, tra l'altro quest'anno ne abbiamo fatti ben tre, tra Linux Day, Open Hardware Day e Open Security Day. E per fare questo ci vuole una componente fondamentale. Vi faccio una premessa, noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, su base volontaria. E la riflessione che volevo fare con voi è che ho fatto io, insomma, abbiamo fatto noi soli, e cosa ci spinge a fare tutto questo? Beh, siamo un bel gruppo di idealisti, questo sicuramente, ma diciamo che oltre alle spinte più belle che possiamo avere noi come singoli, questa associazione realmente fornisce opportunità. Noi lo facciamo per dare un'opportunità diversa a tutti voi che siete presenti qui, perché a nostro avviso non c'è qualcosa che la società vi dà al pari di un'associazione. L'associazione vi dà un gruppo, vi dà amici, vi dà contatti, vi dà rete, vi dà divertimento e vi dà opportunità di mettervi in gioco, vi dà l'opportunità di sbagliare, di provare, di testare, di mettermi in luce. Queste sono occasioni che difficilmente nella vita qualcuno vi darà gratuitamente. Solo un'associazione come la nostra, mossa da passione, da forza, dalla rete e dall'unione di persone eterogenee, di diverse età, di diversa estrazione sociale, di diversa cultura, professionisti, studenti di liceo, universitari, è un'associazione che riesce a muovere tutte queste differenti categorie di persone della società, è un'associazione che funziona. Però, come tutte le associazioni, hanno bisogno sempre di forze nuove, idee nuove, persone nuove. È la vostra occasione, ragazzi. Tesseratevi, partecipate alla vita sociale. Non c'è altro che possa darvi una spinta diversa da altre persone che magari fanno percorsi canonici dove studiano, si laureano, vanno a lavorare. Sì, noi siamo una facoltà come quella di ingegneria che fino forse a qualche anno fa forniva un'opportunità, diciamo, ai laureati, che era quella di lavorare immediatamente. Oggi non è più così, oggi si parla di soft skill, di competenze trasversali, di intelligenza sociale. Noi portiamo avanti proprio questo da anni, diciamo, non voglio dire che ce lo siamo inventato noi, ma insomma l'hanno inventato un po' le associazioni questo. Oggi è diventata una competenza che fa la differenza nel mondo, che fa la differenza tra voi e altre persone che sono in competizione con voi per avere un posto in questa società. A parte tutto questo, vi dico che è una bella esperienza, è veramente bello fare parte di un gruppo e di creare tutto questo. Noi oggi siamo felici di fare questo, di dare un'opportunità, di aver lavorato tanto per voi. E io vi dico, non perdete l'occasione di tesserarvi oggi. Siete più di 300 persone, probabilmente è il numero più grosso che noi abbiamo mai fatto a questi eventi. Forse qualche anno fa anche qualcosa in più, però insomma vabbè, dobbiamo scavare nella nostra storia. Vi chiudo con questo sostanzialmente: non perdete l'occasione di fare parte di un gruppo del genere, o se volete magari di crearne anche uno vostro,
ma associatevi, partecipate alla vita associativa, partecipate attivamente alla società, dovete esserci, perché la società non vi vuole, non vi vuole attivi. La società vi vuole chiusi in casa davanti a un PC, parcheggiati da qualche parte. E voi dovete dire no a tutto questo. Costa uno sforzo alzarsi, mettersi in gioco, mettersi in mostra, fare qualcosa senza aspettarsi nulla in cambio, che poi probabilmente in cambio le occasioni arrivano, ma questo è un altro discorso. Ci si muove per mettersi in gioco, poi ne vengono tante bellissime cose. Quindi vi ripeto, non perdete questa occasione e andatevi a tesserare, dopo ci sarò io, ci saranno altre persone. Voglio dire, la quota associativa sono 10 euro, chi è che non se li può permettere? Ma voi con 10 euro acquistate un biglietto per la vita, e ne sono convinto, ragazzi, perché io in prima persona ho avuto grandi occasioni dall'associazione. Con questo vi saluto e vi auguro buon divertimento.